Benvenuti alla Miera, siamo allo stand di Cipsilon Laser, padiglione 13 C07, siamo con Federico Campana, tante novità, ne abbiamo parlato prima della fiera e adesso le vediamo in opera. Cosa c'è allo stand, Federico? Sì, grazie dell'opportunità prima di tutto. Allora, come spiegato online nell'evento precedente la fiera, siamo qui come promesso per presentare la macchina CY2D RP 3015 che monta un 12 kW fibra con tecnologia Vega. Questo ci consente di chiaramente sfruttare al meglio la nostra testa Evo 5 HP per alte potenze e di conseguenza avere una massima qualità sui grossi spessori. Ma non solo grossi spessori, abbiamo anche la testa di marcatura, la vera innovazione secondo me di questa lamiera, che ci consente di marcare piccoli spessori identificandoli con delle marcature barcode, QR code, che difficilmente erano fattibili con laser tradizionali. Invece grazie a una testa dedicata di marcatura riusciamo a fare queste incisioni in modo veloce e produttivo, risparmiando tantissimo tempo, un 90%. Quindi in realtà è un'innovazione che porterà a grossissime novità anche nel campo dell'automazione. Grazie a questa marcatura il sorting non sarà più un problema. Poi è ovvio che abbiamo anche altro, sì. Esatto, perché ci sono tante soluzioni anche per quanto riguarda la saldatura, taglio bevel e anche per la lavorazione del tubo. Esattamente, in questa fiera chiaramente non abbiamo portato una macchina tubo perché è talmente innovativa e nuova che la stiamo ancora testando, però è una quinta evoluzione di macchina tubo dal 2008 che stiamo cercando di inseguire questo mercato. Abbiamo raggiunto un livello molto elevato di qualità e quindi di conseguenza si può venire qui e tramite dei Deplian capirne subito l'effettiva validità del progetto. Poi presentiamo anche il bevel che grazie alla testa Evo 5 riusciamo a sfruttare nelle grandi dimensioni nel taglio di grossi spessori con taglio cianfrinato. Questo è ovvio che è un vantaggio per chi fa grosse dimensioni, quindi tank, che col taglio smussato vanno a risparmiare un notevole tempo perché chiaramente il cianfrino è già fatto, non deve essere creato meccanicamente e di conseguenza un notevole risparmio produttivo. Poi la saldatura, ne ho parlato anche prima con l'ente fiera, l'abbiamo presentata proprio qui, è un prodotto che questo sui nostri cataloghi da un bel po', però l'abbiamo rinnovato e ripresentato, lanciato a questa lamiera, perché dopo il Covid mi sembra doveroso partire con ottimismo e rilanciare diciamo, il mercato con nuovi prodotti che possano dare innovazione e chissà, magari una ventata di ottimismo ulteriore. Grazie Federico. Di questi prodotti ne abbiamo parlato appunto nell'intervista della preview lamiera, trovate il link in descrizione, siamo entrati anche nel dettaglio delle caratteristiche delle soluzioni tubo. Ne abbiamo parlato su deformazione, ne parleremo anche in articoli sui prossimi numeri. L'appuntamento però è qua in fiera, venire a trovare CY Laser e parlare delle tante novità. Grazie Federico. Grazie a voi, stand C07. Grazie. Grazie.